Il sindaco leggerà ora i saluti del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Pregiatissimo signor Mauro Armelao, sindaco, gentilissima signora Elena Zenaro, vice sindaco. Gentilissimi, nel ringraziarvi per il gradito invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare alla giornata celebrativa del decennale degli Stati Generali delle Donne, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto a queste righe il saluto della Regione del Veneto alle partecipanti. Questo è un bel traguardo per il vostro coordinamento permanente. 10 anni di lavoro e di confronto su tematiche legate alle donne che hanno portato ad ottenere importanti risultati. In questa occasione ripercorrere le tappe del vostro impegno è fondamentale per capire come siano migliorate le politiche di genere e l'occupazione femminile. La Regione del Veneto si impegna costantemente a monitorare il mondo del lavoro con particolare attenzione all'occupazione femminile, alla tutela della genitorialità e dell'infanzia. È fondamentale per consentire una crescita sociale, non soltanto economica, favorire un processo di evoluzione nella parità di genere e superare quegli ostacoli che non permettono alle donne di raggiungere posizioni lavorative apicali, così come una parità salariale. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società, diceva Rita Levi-Montalcini. Citazione che condivido, una verità incontrovertibile che a tutti i livelli della società va riconosciuta per evitare ogni forma di discriminazione e violenza di genere e procedere a rimuoverle, facendo squadra ed elaborando strategie, azioni ed obiettivi condivisi. Concludo nell'augurare buon lavoro per le future progettualità e rinnovo i miei cordiali saluti alle presenti e ai presenti. Dottor Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto.